Ma come ha detto Marco, questo tour non era adatto a lui, però anche il giro non era Beh, non adatto a l'ha lui. detto solo lui, l'abbiamo detto tutti. Nessuno pensava che Marco potesse vincere il giro, nessuno pensava che Marco potesse vincere il tour. Marco ha smentito tutti, ha dimostrato di essere un fuoriclasse, il più grande scalatore del mondo in questo momento. E lui ha dimostrato questo, è stato bravo, ha avuto costanza dopo il giro, dopo i festeggiamenti, rilenarsi. Alla grande, mi ha fatto soffrire molto in quegli allenamenti, però dopo quel tour sono venuti fuori i risultati. Avete sofferto molto la sera dello sciopero, eravate tutti mogi mogi, quando mi ho detto ma Sì. guardate che anche se il tour dovesse finire adesso Pantani lo avrebbe vinto. Voi avete detto non è una vittoria che ci interessa, vogliamo arrivare a Parigi. Sì, perché io ho fatto 9 tour, questo qui è il mio settimo che finisco, arrivare a Parigi è una bella cosa, arrivarci in maglia gialla è una È cosa, ancora più è bello. ancora più Io bella. vorrei tornare su un signore che in questi giorni ha sofferto più di tutti. Iosti, puoi passare il microfono a quel signore che... Uguale a suo figlio, 20 kg in più. Allora, Pantani Senior. Allora, tutti i giorni lei era alle mie spalle, soffro, piango, finalmente riesco. Ci racconti questo suo tour alle mie spalle a guardare il televisore. Ma io venivo dietro le sue spalle perché anche lei mi invitava e quindi io sono venuto. E poi tutte le volte che mi chiedeva qualche cosa di Marco, io gli dicevo sempre che Marco avrebbe vinto questo tour e ci è riuscito. Non ha mai avuto dubbi. Mai. Da quando è partito io gli ho detto: guarda Marco, che ti tocca, se vai al tour ti tocca vincere anche questo tour. E questa sera ha portato quante piadine per festeggiare la vittoria di Beh, Marco? io avevo preso su un centinaio di piadine, un po' le ho lasciate per strada agli amici del club di Borello e il resto ce lo siamo mangiati io e mio fratello e stasera i ragazzi di tutta la squadra e tutti quanti. Lei però ha fermamente rifiutato di farsi mettere l'orecchino. Beh, io ho gli orecchi che sono molto duri e fatica a forarli e ho detto prima fate tutti a loro perché altrimenti si rompe l'ago e non riuscite più a farle agli altri. Adriano, scusami, vogliamo sentire un attimo la piazza di Cesenatico che cosa succede su queste dichiarazioni? Sì, infatti. Michele e Eccomi Marco. qua. Infatti, Io sono qui, Michele. è il tripudio, è il tripudio. Devo dire, ecco, questa, la signora Tonina nel vedere suo marito ha detto: ma cosa fa quello lì? Ha parlato e ha parlato chiaro. Signora Signora, ha Tonina, un saluto a visto suo tutta la marito famiglia finalmente? riunita. Finalmente, dicevo che era andato perso. Ciao Tonina. Ciao. Senta, non vede più l'ora di vedere suo marito o suo figlio? No, tutte e due, tutte e due. Mi dice una cosa, ma come si fa? Cioè, lei avrebbe mai immaginato che suo figlio sarebbe diventato in questo momento il ciclista più forte del mondo? Un po' sì. Quando ha cominciato a Vai pensarlo? Tonina! Cioè, perché Marco ha un carattere che quando si mette in testa di fare una cosa la fa. Ecco, il carattere di Marco forse è la sua parte più Sì. forte con tutto quello che gli è successo. Mi racconta come sono stati anche i... Ecco, qui è una foto di lui da Eccolo, ragazzino. Marco, ma Marco, che scusa, vittoria è stanno quella? vedendo la foto. Ecco, ce la può spiegare il direttore Da allievo, sportivo? penso. Al La giro? vittoria in salita da allievo. No, Da avevo allievo. 14 anni. Eri tremendo. La mamma ha sancito, aveva anche tutti i capelli, Anche. precisi proprio. Oh, Beh, ne signore, abbiamo ecco, un'altra di Michele. foto qui, eccola qui. Riesci a decifrare, Marco, questa? Adesso la Adesso inquadriamo, la inquadriamo. Mi ricordo, sì. Qui Questa c'è era una Bugno. premiazione, che veniva premiato Bugno, io ero premiato come dilettante e Bugno aveva appena vinto qualche cosa di importante, il campionato del mondo e Marco, io. ti informo che domani non potrai essere in questa gara che si chiama Pedalata di Fine Tour in tuo onore, domenica 2 agosto 98, partenza alle ore 17 dal Porto Canale e arrivo in Piazza Comandini, sede del Club Magico Pantani. Quindi domani qui. Quindi domani qui si corre, però io vorrei chiedere. Michele, Michele, aspetta un secondo perché mi avanzava una risposta da parte della mamma di Marco. Mi dice come sono stati i momenti brutti di Marco, come li ha vissuti, come li avete vissuti voi? Perché purtroppo non sono nemmeno stati pochi, adesso sembrano lontani anni luce.
Non voglio rimangare niente. Non vuole rimangare niente. Vinciamo e basta. Vinciamo e basta. Allora, Giovanni, abbiamo un attimo di abbiamo un attimo di tempo per fare un altro giro qui nel nostro tavolo. Sì, io direi questo, che Christine, che è la più emozionata di tutta la famiglia, ci deve dire il prossimo tour, il prossimo giro seguirà Pantani? No. Lo lascerà ancora solo? Orecchino e tutto? Cioè, sì, voglio dire, ha fiducia? Certo. Ma sì, ma guardiamo, guardatela. Christine, tu che sei timida, guardati che cosa hai fatto oggi subito dopo l'arrivo della crono. Qui possiamo mostrare che cosa è successo oggi pomeriggio. È stata portata in trionfo insieme a Manola. Maglia, eh? Oh, va detto che in tutta Cesenatico non è più possibile trovare un pezzo di stoffa gialla. È stata fatta un'incetta, non ce n'è più. Tutto è giallo, anche gli alberi lo stanno diventando per via delle coccarde e dei fiocchi. Sorriso di circostanza. E adesso l'amico di sempre, sì. Baldisseri. Io vado da Roberto. Roberto, spiegami una cosa. Sono Gianni. Gianni, va benissimo lo stesso. Spiegami, intanto vediamo Manola. Ecco, la mamma di Marco giustamente non ha voluto ricordare i momenti brutti, però è anche vero che la storia di Marco è passata anche da quei momenti. Mi dici come sono stati e com'è stato Marco e vivere vicino a Marco in quei momenti? Ma Marco è una persona estremamente semplice, l'ha dimostrato in qualsiasi momento. Sono stati momenti abbastanza delicati perché anche lui ha avuto questo grande trauma, quell'incidente di Torino, però con la sua grande forza di carattere è riuscito a superarlo. Noi come amici gli siamo stati vicini e lui ci ha ripagato alla grande, proprio alla grande, perché è veramente un grande. Queste sono altre, sono ancora sempre le feste. Sì, questi sono i festeggiamenti che abbiamo fatto oggi. Siamo tutti fuori di testa, Marco, perché sei troppo forte. E poi volevo dare l'Oscar a Marzocchi perché è riuscito a intervistare tua madre. È l'unico che è riuscito a far parlare tua madre, oh. Incredibile questo, eh? Beh, mi accontento di una maglia gialla o di una piedina, anzi della bandana, va, mi accontento della bandana. Marco. Magari lo farà Marco di persona, perché penso. Dimmi Giovanni. Marco, chiedo scusa, io sono costretto a fare una pausa per la pubblicità, poi ritorniamo chiaramente a Cesenatico, ritorniamo in Francia, quindi un attimo di break per quanto riguarda la pubblicità, poi ritorneremo subito anche a parlare con Felice Gimondi di un tour di 33 anni fa. Apriamo una battuta con Claudio Ferretti prima di vedere un altro servizio particolare. Claudio. Io non vorrei anticipare i tempi della tua scaletta, però punto una notazione direi è d'obbligo. Noi giustamente questa sera stiamo festeggiando Marco Pantani. Non dobbiamo però dimenticare che questo è stato per un'altra vicenda un tour maledetto. Vorrei in questo modo riconoscere a Pantani anche un altro merito, che è riuscito a restituire credibilità al ciclismo giorno dopo giorno, proprio mentre, parallelamente quasi all'altra vicenda, proprio mentre quell'altra vicenda, la vicenda doping, logorava, rosicchiava credibilità al ciclismo, giorno dopo giorno lui gliela restituiva attraverso le sue imprese. Infatti il direttore del tour, Jean-Marie Leblanc, proprio ha dichiarato grazie Pantani perché è l'eroe di questo Tour de France. E poi dal punto di vista medico poi sentiremo pure dottor Tre. Sì, quello è vero, veramente. Andiamo a vedere invece un altro monumento di 33 anni fa, il suo nome è Felice Gimondi, andiamo a vedere le immagini del servizio che ha realizzato Elisabetta Caporale. È il 1965, un giovanotto di 23 anni, un italiano, al suo debutto tra i professionisti trionfa al Tour e toglie il primato della Grand Boucle ai francesi, vittoriosi con Jacques Anquetil per i 4 anni precedenti. Quel giovanotto si chiama Felice Gimondi e alla partenza del Tour il suo ruolo è quello di gregario a Vittorio Adorni. Ma già alla seconda tappa è primo e alla terza indossa la maglia gialla. Il gregariato non fa per lui, se ne accorgono tutti. Gli stessi che lo festeggiano a Rouen, a Montrevard e poi a Parigi. Primo davanti al più blasonato ed eterno secondo Poupou Poulidor e a Gianni Motta, l'antagonista che il mondo ciclistico gli attribuì, oltre a Eddy Merckx. Festeggiato dai francesi, trionfatore in patria, celebrato al rientro a Sedrina, la sua città, Gimondi piace a tutti per la sua faccia pulita, per il suo essere mite, per la sua semplicità. E diventa un idolo grazie alle sue imprese, grazie a quel trionfo. In Francia vince le prove a cronometro in salita e pianura, lotta sulle montagne, si comporta in maniera impeccabile in tutte le tappe e merita l'arrivo agli Champs-Élysées.
Tutto questo accadeva 33 anni fa. Quella prima vittoria internazionale per Gimondi fu anche l'unica al Tour de France e segnò l'ultimo trionfo di un italiano nella prestigiosa corsa a tappe francese. Oggi il campione bergamasco vede in Pantani il suo successore, riconosce nel pirata quelle caratteristiche necessarie per eguagliare la sua impresa. È pronto a consegnare a chi può onorarlo il suo favoloso testimone. E ovviamente la linea va in Francia a te, Adriano, con Felice Gimondi. Felice Gimondi, ecco, io vorrei cercare di capire la differenza tra la tua vittoria e la sua vittoria, mentre Pantani, che non ha ancora mangiato, non è ancora andato a farsi fare il massaggio, rimarrà con noi ancora una decina di minuti. Poi giustamente andrai a mangiare, c'è un risotto giallo che ti aspetta. Non insistiamo perché sennò ti senti male. Giovanni, sei d'accordo? Sì, sì, perfettamente questa? D'accordo. Perfetto. Io volevo sentire Gimondi e poi dopo abbiamo un servizio particolare per Marco, molto particolare. Allora Gimondi, la differenza tra la tua vittoria 33 anni fa e quella di Pantani oggi? La differenza fondamentale è che io ero partito come neoprofessionista, quindi senza grandi impegni sotto profilo psicologico. Mi si chiedeva più che altro di partire per fare esperienza. Mi ricordo la partenza in Colonia, la seconda tappa arrivo secondo Roubaix, poi vinco la terza e così pian piano riesco a vincere il Tour. Marco invece si presenta con grandi credenziali, viene dopo un giro dove ha dominato e quindi ha sicuramente gli occhi puntati su di lui. Io me la ricordo la partenza di Dublino, un po' bulico, un po' così assente per 30 giorni nelle competizioni. Lui però si vede che sente la corsa, però non lo vuol dare vedere, e nel senso sa che nel prologo non vale la pena cercare risultati a tutti i costi, quindi lo fa un po' così in supplesse. E pian piano chiede ai compagni di squadra, che nel frattempo aveva già trasmesso queste sue grandi motivazioni di leader, non solo al Giro d'Italia ma anche al Tour, di stargli vicino per coprirlo i primi 7-8 giorni, sempre difficile, vento, magari qualche ventaglio che ti va via e così via. Da qui Marco costruisce il suo futuro con estrema decisione, prima tappa sui Pirenei, primo colpo che lascia un grosso segno sui avversari, non solo per il vantaggio acquisito ma per la sua facilità con cui va in salita. Ritorna il giorno dopo staccando tutti e pian piano ci porta a pensare che possa fare un grande Tour. Personalmente ritengo che possa tranquillamente andare sul podio, vincere 2-3 tappe, ma lui sul Galibier fa l'impresa della vita, secondo me. E fa la cosa più bella da quando è corridore, ma sono quelle cose poi che lasciano un ricordo particolare in tutti noi addetti ai lavori, perché non si ripetono facilmente, e lì praticamente ipoteca il Tour, che poi oserei dire conclude con una prestazione fantastica oggi nella cronometro conclusiva. Marco, è vero che tu non volevi venire al Tour, che è stato Martinelli, il tuo direttore sportivo, non dico ad obbligarti, ma a insistere. Pago del successo del Giro, eri stato costretto naturalmente, come sempre succede, a serate, a feste, eri pago moralmente, psicologicamente, e Martinelli, che poi ha avuto ragione, non dico che ti ha costretto, ma ha insistito a fondo per farti venire al Tour, alla fine ha avuto ragione lui. Diciamo che ci sono state una serie di circostanze che mi hanno convinto di venire al Tour, e ho combattuto un po' con me stesso. Prima di venire avevo un po' voglia di restare a casa, però pensavo mi dispiace rimanere a casa a vedere la TV. Poi una serie di episodi mi hanno un po' indirizzato, diciamo che la morte di Luciano sicuramente mi ha dato una grossa motivazione, il fatto che lui avrebbe voluto sicuramente che io andassi al Tour, e quindi mi sembrava farle un torto, insomma fargli un torto. E poi prima di partire, proprio qualche giorno prima di partire, ero a Cesenatico con un grande amico,
ed ero in giro in moto. E alla vigilia di un tour, un qualcosa di abbastanza atipico. Non ero, ero un po' in conflitto con me stesso, perché sapevo che mi aspettava un qualcosa di difficile, rimettere in gioco il Giro d'Italia a distanza di 50 giorni, e il mio amico, che probabilmente mi conosce abbastanza bene, sentiva questa mia ansia, questa mia ansia, questa mia preoccupazione, esattamente. E abbiamo fatto un paio di incontri casuali, insomma, abbiamo incontrato un paio di persone che hanno così un po' probabilmente hanno trasmesso delle cose che sono probabilmente fanno parte del destino, fanno parte delle storie di vita, delle storie che devo dire che mi hanno toccato profondamente, anche se sapevo che era difficile. Ho detto: parto questo tour per far bene. E sapevo che avrei fatto una grande fatica i primi giorni, e la fortuna che la squadra, i tecnici hanno veramente portato pazienza quando magari potevano cercare di fare qualche tappa con qualche importante uomo che avrebbe potuto entrare nelle fughe, invece hanno sacrificato tutto questo per un sogno, cioè per la possibilità magari che facevo qualcosa di importante. Magari nessuno si aspettava, nemmeno io, nemmeno loro, che questo tour prendesse una piega di questo tipo, però ritengo che sia stato veramente meritato da tutti e oggi... meritato da te. Sì, meritato decisamente anche da me, però meritato da tutti, perché il clima di tutti, anche della mia famiglia, di tutti, è sicuramente fondamentale per avere la mente libera. Sicuramente è stato difficile per via delle tante cose che sono successe, però devo dire un grazie a tutti, al personale che ha avuto la costanza. Ai miei compagni, a un paio di uomini che veramente sono stati straordinari, ancora una volta Podenzana, tutti Marco, veramente bravi. Marco, io direi un altro grazie particolare, tu l'hai detto prima, è a Luciano Pezzi. Ecco, noi abbiamo preparato un servizio proprio che lo ricorda e ricorda anche un po' di tue parole, le sue parole. Andiamo a vederlo. Una vittoria che comunque vada è molto significativa e mi sento di dedicarla a Luciano Pezzi, che poco tempo fa è deceduto e avrebbe sicuramente avuto un enorme piacere vedermi con questa maglia. Ragazzo, io ci ho creduto dall'inizio, quando avevo le stampelle, sono i sacrifici che ha fatto. Io delle maglie rose ne ho vinte delle altre con Gimondi e Adorno, ma questa mi ha dato ancora più soddisfazione, perché è riuscito con la sua grinta a superare tutti ed è stato meraviglioso. Sono passati tanti anni da quando Luciano Pezzi ha fatto vestire a un suo corridore la maglia gialla, e penso che questa vittoria non solo sia di dovere di dedicargliela, ma sia una vittoria sua, una vittoria di un appassionato e di una persona probabilmente fra le più importanti della mia carriera. Ha creduto in me quando avevo le stampelle, qualcuno un po' meno, lui ha creduto
e ha fatto di tutto per fare una squadra per portarmi un giorno in maglia gialla. Non ci sono ancora arrivato, però intanto l'ho presa e penso che questa vittoria sia tutta sua. Non tutti si ricordano, sono tanti campioni ci sono, ma lui ha dimostrato anche di ricordarsi chi gli è stato vicino e ha dimostrato di essere un grande uomo, oltre che un campione. Che io volevo sentire ancora Marco, poi Felice Gimondi e poi andavo da Alfredo Martini. Allora prima ovviamente Marco. Ecco Marco, nell'ultima inquadratura si vedeva Luciano Pezzi che ti sussurrava qualcosa. Sì, qui eravamo al Giro d'Italia, ancora che non avevo ancora messo la maglia e mi sussurrò nelle orecchie che dovevo sfruttare la mia agilità. Secondo me è così, vedere questa immagine che mi spinge dopo che ci siamo fermati a salutarlo, tra l'altro salutato da tutti, non solo da me, dalla mia squadra, ma salutato da Cipollini, da Martinello, da tutti i corridori che sono stati con lui, che sicuramente hanno apprezzato questo personaggio, e vedere questa spinta mi dà una grande emozione. Ti ricordo che nel nostro parterre di Rouen ci sono anche dei colleghi importantissimi come Zomegnan, come Ormezzano e come Iosti. Allora, Felice Gimondi, Pezzi è stato tuo direttore sportivo. Sì, nella circostanza mi sembra doveroso esternare ancora una volta tutta la mia gratitudine, la gratitudine di tanti ragazzi che sono stati con lui e la nostra stima. Luciano è stato un po' il filo conduttore della nostra storia. Luciano ha vinto il Tour con Coppi come gregario, ha vinto il Tour con me come direttore sportivo, ha soprattutto vinto il Tour con Pantani come presidente, e credo che noi tutti amanti del ciclismo dobbiamo essere grati a un personaggio così importante. Vogliamo ricordarlo con un applauso. Adriano, sono qua. Senti, io volevo sentire anche Alfredo Martini, perché in quella inquadratura che avete visto c'era anche un certo Alfredo Martini. Alfredo? Sì? Senti, un tuo ricordo su Pezzi. Ah, era uno degli amici più veri che ho avuto io. Con Luciano ci siamo conosciuti quando eravamo allievi. Puoi immaginare quanti anni siamo stati insieme. Poi abbiamo sofferto appunto insieme nel Tour de France, nel 49, nel 52, per i vinti da Coppi. Io nel 49 correvo nei cadetti con Fiorenzo Magni, però nel 52 eravamo una squadra soltanto, che era formata da 12 corridori ed era la nostra nazionale. E Pezzi era un uomo importante, era un uomo che in una squadra era ricercato. Coppi poi aveva una simpatia particolare, ma direi anche Bartali, perché benché lui fosse un grande tifoso di Coppi, però era anche ammirato da Bartali, il quale lo voleva sempre quando andavano al Tour de France. Grazie Alfredo. Senti, avete parlato adesso, avete sentito il nome di Coppi ripercorrere ancora questa grande storia. A questo punto noi abbiamo costruito un altro servizio, poi faremo un altro giro ovviamente, ed è un servizio che ha realizzato Renato Bianda cercando di paragonare Marco Pantani e Fausto Coppi. Andiamo a vedere. Un omino con le ruote canta Gino Paoli in questa ballata struggente ma bella, che racchiude con musica e parole la vita di Fausto Coppi, il campionissimo, il primo ciclista a vincere una stagione Giro d'Italia e Tour de France, accoppiata, ritenuta impossibile.
contro l'isola. Coppi così gracile, Coppi così forte, Bartali lo vuole in squadra ma lui lo batte, Giro d'Italia 1940, diventano rivali rispettandosi, c'è la guerra, lo fanno prigioniero, la guerra finisce, torna in Italia. Riprende a correre e a vincere, l'omino con le ruote, vince il Giro d'Italia del 47, 1 minuto e 43 secondi, indovinate su chi? Su Gino Bartali. E arriva il 1949, non c'è partita al Giro, Coppi trionfa, Bartali ancora lui distanziato di 23 minuti e 47 secondi. Fausto conquista la maglia rosa nella terz'ultima tappa, la Cuneo Pinerolo, in cui si scalano Maddalena, Vars, Issoar, Monginevo e Sessiere. Il campionissimo se ne va a 190 km dal traguardo. Alfredo Binda convoca Bartali e Coppi per il tour che si corre con squadre nazionali. Bartali fa capire che Coppi non è fatto per la Grand Boucle, corsa per uomini forti, dice, troppo fragile. E l'inizio sembra dargli ragione, il campionissimo a 36 minuti e 35 secondi di distacco dalla maglia gialla Marinelli, 13 minuti dietro Bartali. Ancora. A quel distacco a seguito di una caduta vuole ritirarsi, lo convincono a restare, arrivano le montagne, Coppi e Bartali se ne vanno, è il compleanno di Gino e Fausto si fa da parte, gli cede il primo posto a Brianson, ma il giorno dopo Gino cade, Coppi vuole attenderlo ma Binda gli dà il via e Fausto vola, 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 il tour è suo. Coppi così fragile, tante cadute, Pantani lo ricorda. Asciutto, una gazzella che accarezza i pedali quando la strada sale verso il cielo. Tante cadute pure lui. I due quando prendono il volo lo fanno tra le di folle entusiaste. Coppi duella con Bartali, Marco con Tonkov. In mezzo alla gente che ama gli scalatori, quegli uomini che vanno a sfidare le montagne, che non ricorrono alle tecnologie sofisticate degli specialisti del cronometro, ma si affidano alle gambe, ai polmoni, al cuore. Esalta Fausto, esalta Marco, vai Airone dal carattere chiuso, dai sorrisi dolci, vai Marco, estroverso ragazzo serio di Cesenati, con gli occhi di Fausto, gli occhi di Marco, il giorno dopo la morte di Casartelli, tristezza, dolore, rabbia, una lacrima che si vede ma resta lì, è nel cuore. La faccia da campione, con un cuore grande. Coppi cade nel 1950 e perde il fratello Serse l'anno dopo. Solo nel 1952 ritrova serenità e raddoppia. Giro d'Italia, secondo in Magna, oltre 9 minuti. Terzo Kubler, Bartali soltanto quinto. Tour de France, secondo Okers, che diventerà campione del mondo nel 1956 a Frascati, a 28 minuti e 17 secondi. Terzo lo spagnolo Luis, quarto Bartali, quinto Robic. Il primo, naturalmente lui, Fausto. Che tempi, Marco li ha fatti ricordare in questo tour, ponendo le basi però al Giro d'Italia. Sconfitto sulla carta, fragile come Coppi, tanti infortuni, ma fortissimo nel morale. Le tante disgrazie fortificano, si è sempre detto, e forse è proprio per questo che gli omini con le ruote, lui e Fausto, sono nel cuore della gente. Marco non vincerà come Coppi, ciclismo diverso, ciclismo che divora, ma un fatto è certo, è Marco il campionissimo del 2000. Per l'uomo programmato e bionico c'è tempo. Meno male che ancora vincono il cuore, la volontà e, se permettete, la fantasia, quella di volare. Beh, dopo questo servizio di Renato Bianda che paragona Fausto Coppi a Marco Pantani, dobbiamo anche introdurre, come diceva giustamente Claudio Ferretti in un precedente collegamento, anche un'altra pagina, l'altro tour. Ecco, lo introduciamo subito con un servizio che ha realizzato Auro Bulbarelli, che ricostruisce quest'altro tour, dopodiché sentiremo tutti quanti gli ospiti su quest'altra vicenda. Andiamo a vedere il servizio di Auro Bulbarelli. Una nuvola nera si sposta dalla Francia all'Irlanda, avvolgendo la carovana del Tour de France. Al confine franco-belga è stata fermata un'ammiraglia della Festina, all'interno 400 flaconi di sostanze dopanti. Il massaggiatore che era la guida viene arrestato. Lui, il signor Voé, dichiara: è stata la direzione della squadra ad ordinarmi questo trasporto. Il direttore sportivo Roussel, da noi intervistato a Dublino, dice di essere estraneo alla vicenda e di avere fiducia nella giustizia. Il tour rientra in patria. I magistrati francesi ordinano il fermo di polizia per Roussel e per il medico Rigaert. Saranno successivamente arrestati.
I due in carcere ammettono che per evitare che i corridori si rifornissero da soli, alla festina venivano somministrate sostanze proibite sotto stretto controllo medico. Jean-Marie Leblanc, direttore del Tour, decide di escludere Biron e compagni dalla corsa. Le polemiche infuriano, i corridori festina sono prima interrogati, poi trattenuti dalla polizia a Lione. Alcuni di loro, tra cui Brochard, campione del mondo, confessano di essere dopati, ma denunciano maltrattamenti in carcere. Altre indagini parallele portano all'arresto del direttore sportivo e del medico della squadra olandese TVM. I gendarmi hanno ritrovato nell'albergo della TVM flaconi sospetti. Il gruppo sciopera e da Tarascon si parte con 2 ore di ritardo. Riunione tra corridori, dirigenti federali e direttori sportivi. Gli atleti chiedono rispetto. Non siamo delinquenti, non criminalizzateci. L'Unione Ciclistica Internazionale decide che le nuove norme antidoping vadano in vigore a fine stagione. Le indagini proseguono. Ad Albertville i corridori della TVM vengono obbligati da un magistrato ad analisi mediche in notturna. Questo fatto scatena la reazione degli atleti partecipanti alla Grand Boucle. Il Tour rischia la chiusura. 3 squadre, Banesto, Ons e Risoscotti, si ritirano. La tappa di Aix-les-Bains è annullata. Altre perquisizioni, altre 3 formazioni in rapida successione decidono di abbandonare Vitalissio, Kelme e la stessa TVM. Luc Leblanc getta la spugna a titolo personale, mentre Rodolfo Massi, che fino a quel momento stava disputando un Tour strepitoso, è fermato dalla polizia. Ritrovati nella sua stanza d'albergo degli antidolorifici proibiti. Per Massi, addio Tour e 2 notti dietro le sbarre. Allora, prima di aprire questa pagina, c'era Marco Pantani che giustamente voleva andare a riposare, perché domani noi festeggiamo Marco, ma domani c'è ancora un'altra tappa, si arriva alle Champs-Élysées, quindi a te Adriano, e poi se ci puoi ridare la linea dopo. Certo, ecco, più che andare a dormire vuole andare a mangiare. Io vorrei ricordare una cosa, che se Marco ha dimostrato di essere un grandissimo campione nella tappa del Galibier oggi e all'inseguimento di Urici, in quella occasione Marco Pantani ha dimostrato di essere un grandissimo uomo. Con la maglia gialla era in testa al gruppo, anche se non so se fosse d'accordo con quella protesta, era in testa al gruppo, si prendeva le sue responsabilità. Ci sono stati anche tentativi di litigio da parte del pubblico. Marco Pantani con la maglia gialla era là davanti per dire: io sono la maglia gialla e io mi assumo tutte le responsabilità. Grandissimo campione, ma anche grande uomo. Ma diciamo che a un certo punto di questo Tour era più facile per tutti magari fare le valigie e andare a casa, però credo che il merito di chi è rimasto qua e di chi ha sofferto fino alla fine anche queste pressioni è sicuramente lodevole. Sono ancora giovane e mi sono trovato di fronte a un qualche cosa che non riuscivo nemmeno a gestire, cioè non riuscivo a capire. La mia parola aveva magari un'importanza, e il gruppo chiedeva a me cosa era giusto fare, e per me era abbastanza difficile, perché diciamo che sono situazioni abbastanza difficili. Però credo che alla fine la decisione di continuare degli atleti sia stata secondo me molto apprezzabile. La gente lo ha dimostrato durante questi giorni, che ci ha applaudito e ci ha sostenuto nonostante questa vicenda. Quindi sicuramente una prova di grande maturità di tutti quelli che hanno continuato. Grazie Marco, buon appetito. Scusami, Adriano, dimmi, un attimo solo, trattieni Marco perché Cesenatico vuole salutarlo alla sua maniera. Un attimo solo, la linea Marco Mazzocchi e Michele Mirabella. Eccoci qua, guarda, l'opinione su questa vicenda è presto risolta. Noi abbiamo vinto sto giro da puliti e siamo grandi. L'ultima trasmissione ce ne frega di tutti. Viva Marco! Viva! È il parere di Vittorio Savini, che è il presidente dei fan club. Bello pulito,
vincendo lunedì la grande tappa, dove hai dato 8 minuti al grande Uri. 9 per la precisione. 9 minuti per la verità. Allora, signor Giovanni, sindaco, lei è consapevole che qui a Cesenatico si consuma una rivincita sul mondiale e quindi l'Italia si riappropria di un primato in uno sport così popolare? Una rivincita straordinaria. Cesenatico, la Romagna è ovviamente impazzita per il suo campione, ma quello che ci inorgoglisce è che i tanti turisti stranieri, italiani che sono nella nostra città Cesenatico si sono uniti alla nostra festa, dimostrazione che Marco è un campione, è un ragazzo amato e stimato da tutti. Il sindaco Zoffoli non dimentica di essere il sindaco di una località molto frequentata dal turismo, non si dimentica del suo ruolo e quindi ribadisce. Bene, Marco Pantani, anche da parte della piazza che abbiamo soltanto guardato, sentiamo, c'era un poeta che si aggirava da queste parti. Eccolo qua. Intanto secondo che si me questo lo conosci, Marco. Marco, si mettono in mezzo. Non lo vedo, vedo. Adesso arriva. Eccolo. Allora Marco, eccolo qui, lo riconosci? Marco, sono un grande tifosissimo del Cesena, la tua squadra anche, la squadra di tutta la Romagna. Non si butta sarò niente qui, caro Marzotti, perché ci riserviamo di essere più lunghi il 13, sempre qui a Cesenatico, dove faremo la festa di... Gianmartin, palla corta. Quindi, solo una parte della poesia che ho dedicato a te per la vittoria al Giro d'Italia e quello di Francia, l'altra la diremo il 13, te la dico in dialetto romagnolo, ti capì Marco? E fa così: pianura, culene, mer e riefene, da Fernando e Tonina, Cinetta, Cesena, Marco, Quilot, puro, for simpatic, fulinet, ma e tunizze, assesnatic. Con piedine senza gente motor, burzastro romagnol, t'acci fatto un'or, non sbattendi al man, con gran calor, agridem, forza Pantani, c'è miglior, tot quel che ho detto, un anno folle, ma una bella storia, da senza terra romagnola. La traduzione simultanea alla prossima puntata. Grazie. Grazie Marco, grazie Giovanni, Michele. Giovanni, un secondo solo. Facciamo salutare poi alla fine Manola e la mamma, visto che la mamma oggi ha parlato, la sfrutterei almeno fino a lui. Manola, vogliamo salutare Marco alla maniera tua? Qual è? Io non lo so. No. No, noi ci guardiamo negli occhi, non è che ci diciamo tante parole, ci capiamo con uno sguardo, quindi guardami bene, sono qua. Ci siamo capiti, vero? Vado dalla mamma, vado dalla mamma. Aspetta che la famiglia non dalla è finita. Dalla mamma e dalla fidanzata, la famiglia non è finita, c'è la nipotina di Marco. Fai ciao, guarda che ti guarda, è lì, guarda. Fai ciao. Saluta. È la figlia di Manola. Oh, eccoci, tutta la famiglia, anzi, manca il nipotino, ma... Marco, ti ricordi che devi portare qualcosa a tua nipote, sì? Guarda. Marco? La madre. Diceva prima tua sorella che tu avevi promesso un regalo per tua nipote dalla Francia. Cos'è? Ma qualche cosa gli portiamo sicuramente. La maglietta gialla. La maglietta gialla. Noi gli roviniamo la sorpresa però. Va bene. Oh, Giovanni. Allora io ti farei salutare. Sì, ecco, dalla mamma Marco, e dalla scusa. Sì. Sì. Ecco, ecco Giovanni, vabbè. Scusa. Io vorrei... c'era Adriano De Zan che voleva intervenire. Adriano? Sì. Ecco Giovanni, io vorrei chiarire un attimo, siccome si è parlato di tifo calcistico. Io per la prima volta vorrei mostrarvi in televisione per chi fa il tifo Marco Pantani. Vuoi farlo vedere? Allora, fai vedere, ecco qua il diavolo, per significare che cosa? Ma il mio Milan, e speriamo che Zaccheroni quest'anno faccia un po' di rivoluzione in questa squadra, e dice Cesenatico come me, e speriamo che abbia la mia grinta. Ce l'avrà senz'altro, Giovanni. Ecco, Adriano, allora, l'ultimo passaggio su Cesenatico, perché poi devo sentire il dottor Tranquillo e poi ritorniamo in Francia per quanto riguarda Angelo Zomegnan, Iosti e Ormezzano. Allora, guarda, io mi sono spesso domandato come mai un uomo della pianura sia diventato uno scalatore in bicicletta di proporzioni così straordinarie. La parola assiboni che è gregario di sempre. Ma chi si fa sempre in pianura? Dove avete imparato a scalare? Ma lui è una dota naturale, quindi anche se non c'erano salite andava uguale. Comunque qua c'è il Fumaiolo, la Carpegna, San Marino. Ce n'è di montagne. Sì, non sono proprio il Galibiero o altre montagne, comunque.
si sfoga ugualmente anche qui. Appena torna, due pedali. Sì, dimmi. Ti ringrazio perché sennò siamo con i tempi strettissimi. D'accordo, grazie a te. Giovanni? Grazie Giovanni. Mille. Dimmi, Marco. No, l'applauso. Il saluto della mamma e della fidanzata al volo. Saluto della mamma, sì. Soltanto un saluto. Ciao Marco, domani sera, ciao. Ciao. Sono timide ma sono felici, è tutto da Cesenatico. Grazie, ciao a tutti. Grazie Marco. E che io ritornavo un attimo con il dottor Tranquilli che avevamo lasciato in sospeso per quanto riguarda la questione doping, perché chiaramente abbiamo parlato di Marco Pantani, abbiamo parlato del suo tour, abbiamo parlato dei grandi trionfi, ma il tour ha tenuto banco anche per quest'altro, tra virgolette, brutto affare. Allora io vorrei sentire da lei un attimo quali sono i rischi dell'epoca, se ne è parlato, molti atleti hanno ammesso di prendere l'epoca e soprattutto che cosa si può fare su questa affare, come viene chiamato. Io penso che se tutti gli atleti che dichiarano di prendere l'epoca, che prendono l'epoca, si rendessero realmente conto dei rischi e gli venissero spiegati realmente, forse molti meno di loro farebbero questa scelta. Io partirei da un presupposto generale. Voi pensate che l'adattamento fisiologico che c'è nel sangue di un soggetto, di un atleta che fa questi sforzi, a cui vengono richieste queste prestazioni, è che questo sangue tende a diventare più liquido. L'eritropoietina fa il contrario, cioè lo rende più denso, come una marmellata. Quindi e questo è una difesa dell'organismo, il fatto che il sangue assuma queste caratteristiche. Il fatto che il sangue diventi più denso aumenta il rischio trombotico, cioè aumenta la possibilità che questo sangue, quando nel microcircolo ci sono i capillari, vada ad accumularsi e vada ad otturare proprio letteralmente queste situazioni, per esempio nel cervello, nel cuore, in tutti gli organi, nel rene, nell'intestino, dovunque. Un altro rischio grandissimo, che non è assolutamente calcolato, che noi potremmo conoscere soltanto da molti anni, perché noi non abbiamo esperienza di uso cronico di questi farmaci in soggetti sani. Questo farmaco viene usato normalmente, clinicamente, in soggetti malati di gravi malattie renali. Non sappiamo cosa succede ai sani a distanza di anni. Noi fra qualche anno probabilmente ci troveremo di fronte a quadri drammatici per le persone che stanno prendendo l'epo in questo momento. Perché? Perché per esempio questo è un farmaco che va a colpire, perché va a stimolare delle cellule pluripotenti, delle cellule che devono ancora generare delle cellule definitive. Quindi per esempio potremmo avere anche dei rischi di cancri a distanza di anni. Quindi ecco, io dico, se tutti conoscessero soltanto in termini ipotetici questi rischi, io non so se la diffusione di questo farmaco potrebbe essere così grande. Io avrei tante cose da chiedere e da dire, Giovanni, ma mi autocensuro a favore di Zomagnan, di Ormezzano, degli ospiti che ancora non hanno parlato. Anche Martini e Fusi. Dico soltanto che mi pare di aver capito, oggi De Zani intervistava Stanga in diretta nella telecronaca, Stanga ha avuto un'espressione chiara, ha detto dobbiamo azzerare ormai il contachilometri. Io credo che il merito di questa vicenda stia in questo. Probabilmente l'ambiente sta prendendo coscienza. Io devo dire che le spiegazioni del dottore sono state estremamente chiare, perché si va verso dei grandi pericoli. Adriano, a te la linea per i colleghi, grazie. Ecco, io vorrei ricordare che siamo alle Crusoe, al Moulin Rouge, in attesa di festeggiare domani sera con champagne la maglia gialla. Allora abbiamo tre colleghi, Zomagnan, Ormezzano e Iosti, abbiamo i direttori sportivi Martinelli, che si è assentato proprio in questo momento, Giannetti e poi anche Maini. Allora Martinelli, vuoi ritornare in postazione? Vogliamo incominciare con i colleghi, con Zomagnan della Gazzetta dello Sport. Il dottor Tranquilli, professor Tranquilli, ci ha raccontato delle cose che purtroppo conosciamo e che abbiamo denunciato spessissimo sulla Gazzetta dello Sport. Purtroppo in alcuni frangenti di questo Tour de France ci siamo dovuti tappare il naso e siamo andati avanti, perché sono accadute delle cose incresciose. Fortunatamente il gruppo sta prendendo coscienza e probabilmente si riuscirà ad arrivare a una svolta. Molti hanno criticato l'intervento della magistratura ordinaria. A mio giudizio è stato un fatto positivo, perché le autorità sportive hanno lasciato tutto a desiderare da 30 anni a questa parte, perché se dalla morte di Simpson siamo arrivati a questa situazione, vuol dire che le autorità sportive non sono state capaci di gestire il controllo antidoping. Ben venga la magistratura a fare chiarezza su queste cose e
nell'augurio che il ciclismo riparta su basi nuove e su basi concrete. Questo comunque non inficia le imprese di Marco Pantani, perché diciamocelo con grande schiettezza, l'abbiamo detto, l'abbiamo scritto, lo ripetiamo, Marco Pantani il Tour l'ha vinto in montagna e non nei commissariati di polizia. Nei commissariati di polizia ci sono gli altri e gli altri dovranno render conto di quello che hanno fatto. Ormezzano, inviato speciale di Tutto Sport. Sì, io dico che sia la tendenza a pensare che questo Tour, gli episodi del doping, magistratura, polizia, tolgano qualcosa a Pantani. In realtà secondo me ne aggiungano, perché lui ha dovuto fare una corsa di una durezza nuova, spettacolare, particolare, con la tensione psicologica conseguente a tutto l'extra corsa che prima non c'era. Felice Gimondi era un beato ragazzo nel 65, io, te e un altro credo del tuo del seguito di quest'anno, siamo Ranieri, c'eravamo, ecco. Mai avuto tutto questo tipo di pressione, ma cosa vuol dire? Pantani ha fatto un Tour doppiamente difficile, uno, e in secondo luogo voglio chiarire anche che Pantani nel corpo generale, come posso dire della sua impresa, è difficile spiegarlo adesso, ve lo dico dopo, mi viene in, è un problema, è un concetto che, di rafforzativo di quello lì che mi sfugge, perché nel parterre del Roi, dove hai detto tu, qua fa un caldo bestiale e basta, ecco, Iosti, Corriere della Sera. Ma credo che sia, è vero, quello detto Paolo è giustissimo, Pantani ha vinto un Tour molto più difficile di quello che si poteva immaginare e sicuramente più difficile di quelli che ho avuto la fortuna o sfortuna di seguire. L'intervento della magistratura mi va benissimo, mi chiedo però se è giusto che la polizia intervenga in un certo modo. È vero, il potere sportivo non è riuscito a risolvere un problema, non dimentichiamo però che la sta risolvendo la magistratura francese, perché qui in Francia ci sono delle leggi ben precise sul fatto di doping, sostanze dopanti e tutto quanto. In Italia, che io sappia, l'unica legge che esiste è quella dell'UCI, è quella sportiva. C'è una differenza, qua c'è una esatto. giustizia sportiva, esatto. In Italia c'è una giustizia sportiva, in Francia esatto. è la giustizia esatto. ordinaria. Ma una cosa, che alla fine di tutto... Ah, ti sei ripreso? No, ci sono freschissimo, meraviglioso. Perché alla fine di tutto Pantani ha vinto il Tour più pulito dell'era moderna. Perché questi interventi sono stati a monte addirittura, caso della squadra olandese, e agli inizi del Tour Festina esatto ha corso e ha vinto il Tour, probabilmente, forse chiedo conferma a Felice Gimondi, più pulito dell'era moderna, quindi altro merito doppio. Io dico se questo doping, questo bordello del doping non c'era, forse ci conveniva inventarlo, perché alla fine Pantani esce meglio e più forte. Allora Gimondi, 30 secondi e poi 30 secondi per la conclusione con i tre tecnici. Gimondi. Sì, è stato sicuramente un Tour estremamente difficile. Io arrivavo ogni tanto, poi andavo via, però mi accorgevo della grande tensione che c'era nella squadra, queste grandi preoccupazioni. Al mattino controllo dell'ematocrito, questa sera cosa faranno? Domani arriveranno, controlleranno. Quindi un merito ulteriore. Avrei due speranze però da questo Tour. La prima, che Massi la sua posizione non sia poi così pesante come sembra. La seconda, che finalmente anche le istituzioni sportive ci diano dei regolamenti chiari e che possano essere applicati per un ciclismo più pulito. Siamo in chiusura ormai di trasmissione. Il merito è tuo e mi rivolgo a Martinelli, il direttore sportivo, medaglia d'argento in un'Olimpiade. No, il merito è un po' di tutti, sicuramente. Marco ci ha abituato a soffrire sempre, poi un giorno si inventa una cosa straordinaria e ci fa dimenticare tutto. E questo Tour ne ha fatte 3 o 4, ecco perché ha vinto il Tour de France. Giannetti, anche a voi, Giannelli, anche a voi direttori sportivi, vi hanno bucato il lobo. Divertentissima una cosa che... Sì, siamo stati un po' al gioco, visto che al Giro ce l'avevamo una patia a zero e qua avevano deciso di farci mettere l'orecchino e probabilmente tingerci i capelli di giallo, quindi penso che sia una cosa simpatica e oltretutto testimonia il fatto anche che Marco fa veramente tendenza, cioè il suo modo di comportarsi, e il suo modo di essere sì. leader rende veramente...
effetto. 10 secondi per Maini, dopo Giannelli, no. Maini, questo trionfo di Pantani. Telegrafico, perché siamo in chiusura. Un ragazzo straordinario, quando gli metti a disposizione la squadra si sente in dovere di contraccambiare e ha vinto il tour. Grazie, linea Roma. Grazie a tutti i tuoi ospiti. Intanto volevo sentire ancora una battuta rapida con Fusi e quindi Giorgio Martino e poi Alfredo Martini. Giorgio, scusami, sì, la linea a te. Sì, sì, sì. Ecco, io ti sento, perfetto, ti vedo anche, adesso siamo in onda da Pescara. Antonio Fusi, il commissario tecnico, ha parlato con Marco Pantani a Cesenatico, al Panathlon, poco prima della partenza per il tour. Vi siete dati appuntamento per convocarlo per il campionato del mondo? Ma Marco ha espresso le sue intenzioni di fare un tour di France ad alto livello e ci siamo dati appuntamento appunto dopo al tour per vedere un po' quali saranno i suoi programmi. E visto, concludo con una battuta, visto come è un forte cronometro, ci sarebbe il caso di convocarlo anche per le gare a cronometro, visto la cronometro di Lugano e visto la cronometro di oggi. Grazie. Grazie mille per a tutti voi. Alfredo, sì? Allora l'ultimo augurio per Marco Pantani, Alfredo. Augurio, un abbraccio a Marco per quello che ha saputo fare, perché non è facile oggi per uno scalatore fare quello che fa lui, cioè staccare i corridori con le strade belle che ci sono in montagna. Era più favorito lo scalatore di una volta, perché trovava le strade sterrate, le corse erano molto più lunghe, la fatica era più pesante e quindi riusciva più facilmente a staccare i corridori. Quello che ha fatto Marco, se pensiamo che ha avuto 8 minuti persi nelle gare a cronometro e poi è riuscito a surclassare tutti, penso che bisogna dargli un bacione grande grande. Grazie Alfredo, io ringrazio tutti quanti, magari si è parlato un po' poco degli interventi, di altre faccende per quanto riguarda il tour. La cosa importante è che comunque Marco Pantani ha portato a casa un grandissimo trionfo. Domani c'è l'ultima tappa sugli Champs-Élysées per l'apoteosi, per il grandissimo trionfo. Io ringrazio tutti quanti e a presto per un nuovo speciale su Marco Pantani, perché no? Ora stavo guardando quella bandiera con uno scritto giallo sopra, godiamo. Una bandiera tricolore con un godiamo sopra, mi pare che interpreti in maniera molto popolaresca e significativa questo momento dello sport italiano. E anche un cartello di Torre del Greco, sono venuti da Torre del Greco.